Di Fabio recupera Titone, che parte inizialmente dalla panchina. In difesa c'è l'esordio dal primo minuto per il classe 2002 Olivi. A centrocampo out Basilico, a far coppia con Loviso tocca Brigasi. Cambia anche Di Mengo, che rispetto al pareggio contro il Notaresco lascia in panchina Lupoli, al suo posto Faye con Cucu ad agire sul fronte offensivo. Dirige Gianluca Catanzaro di Catanzaro. Inizio contratto da parte di ambedue le formazioni, con la prima occasione di marca locale con Stefano D'Egidio, che si infila tra le linee difensive dei marchigiani, ma da dietro su di lui rinviene Perini, che salva porta e risultato. Ci provano gli ospiti a farsi vedere in avanti, ma attenta la gara difensiva dei padroni di casa, che ci riprovano al 16° minuto con Massimo Loviso. A lui è affidato un calcio di punizione dai 15 metri conquistata dai Mili, ma la conclusione dell'esperto centrocampista nero-verde fa solo la barba al montante orizzontale della porta difesa da Marani. Si sblocca dal torpore iniziale la squadra del Vomano ed un minuto più tardi tocca a D'Egidio provarci in rovesciata, ma anche questa volta mancano i centimetri a dividere il Castelnuovo dalla rete del vantaggio. Fiuta il pericolo e Di Mengo, che striglia i suoi, ma gli effetti però sono solo in un tiro dalla distanza di Cucù, presa in due tempi da Natale. Alla mezz'ora è ancora Castelnuovo con D'Egidio, che questa volta si mette in proprio. Il 7 di casa recupera palla a centrocampo e da solo si porta a ridosso dell'area avversaria, e da qui fa partire un missile con il pallone che strappa la ragnatela all'incrocio dei pali. Il gol libera la mente di Loviso e compagni e al ridosso del 40° vanno all'incasso per la seconda volta. Ripartenza fulminea, sbarbati Emilio Di Ruocco, l'esterno entra in area di rigore, salta di netto un avversario e con il destro deposita all'angolino basso. Il Castelnuovo non si accontenta e prima del fischio finale dei primi 45 minuti di gioco va vicino al terzo gol con Loviso, che prova a sorprendere tutti dalla lunga distanza, ma Mariani devia quel poco che basta per negare l'Eurogol all'esperto centrocampista di casa. La ripresa si apre con il doppio cambio in casa: Monte Giorgio con Renzi a rilevare Marani per la regola degli under e Lupoli a prendere il posto di un evanescente Faye. Preme il Monte Giorgio per dimezzare lo svantaggio, ma la conclusione di Cucu è debole e imprecisa. Fiuta il pericolo il Castelnuovo, che riprende a giocare in velocità e si vede subito al 17° quando Sbarbati si gira in un fazzoletto e calcia con il destro, testando la reattività del neoentrato Renzi. E il preludio alla terza rete, che arriva puntuale al 23° quando D'Egidio si avventa su un pallone vagante in area di rigore e con un preciso raso a terra batte l'estremo rosso-blu. Il triplice vantaggio dura solo 5 giri di lancette quando Trillini svetta più in alto di tutti in area di rigore e di testa mette in rete. Ci crede ora la squadra ospite, che si spinge in avanti alla ricerca del gol, ma lascia ampi spazi alle ripartenze dei locali, che prima con Titone al 30°, poi Sbarbati al 32°, non riescono a finalizzare. Cala l'intensità nell'ultima parte della gara con un gol annullato nel finale al Monte Giorgio, ma il direttore di gara aveva già fischiato in precedenza un fallo di Lupoli su Terenzio. Finisce 3-1 per i padroni di casa, che cancellano in modo perentorio la sconfitta di Castelfidardo e si godono il secondo posto virtuale in classifica in attesa dei tanti recuperi. Passo indietro in casa a Monte Giorgio dopo il pareggio interno contro il Notaresco. Non vi nascondo che sono veramente contento della risposta che mi ha dato la squadra, perché dopo la partita di domenica, dove eravamo mancati proprio sotto l'aspetto più forte di questa squadra, che è quella della determinazione, della cattiveria agonistica, dell'essere squadra in mezzo al campo, ne abbiamo parlato in settimana. Mi avevano detto i ragazzi che poteva essere un episodio, che è stato un episodio che non accadrà più, e devo dire che è stato veramente così, perché hanno fatto una prestazione a livello di concentrazione, a livello di determinazione, hanno vinto tanto i duelli in mezzo al campo, e penso che il risultato non faccia una grinza, anzi forse la pecca più grande, se vogliamo trovare qualcosa che non è andato oggi, il fatto che ci siamo mangiati dei gol clamorosi per chiudere definitivamente questa partita. Guarda, io non è falsa modestia, non ci penso proprio alla classifica, nel senso che la dimostrazione l'abbiamo avuto domenica scorsa, che se non scendi in campo in una determinata maniera, cattivo, aggressivo, sempre, si rischia di perdere con chiunque. Quindi quello che mi preoccupa più di tutto a questi ragazzi, ho detto, di fare nostro questa caratteristica, no? Poi con l'avversario puoi anche perdere, però quando vai in campo ed esci sempre a testa alta per aver dato tutto, penso che anche la sconfitta non abbia più di tanta importanza. Oggi sicuramente non abbiamo fatto una buona prestazione, dovremo lavorare soprattutto sul fatto mentale, perché comunque
non è possibile che in casa facciamo buone prestazioni e fuori casa invece facciamo delle proprie prestazioni negative. Bisogna lavorare, stiamo fortunatamente ancora alla sesta, abbiamo tanto tempo per migliorarci, dobbiamo migliorarci, ripeto, soprattutto sotto il profilo mentale, perché fuori casa ci disuniamo troppo, invece in casa riusciamo ad avere uno spirito diverso e lavoreremo per migliorarci sotto questo profilo qua. Come mai la scelta di far partire Lupoli dalla panchina? Perché bisogna mettere 4 under, anche se noi abbiamo giocato con 5 under, Lupoli è arrivato da poco, non sta al 100%, e secondo me quando è entrato ha fatto benissimo, domenica per dirti ha iniziato, ha fatto meno bene, quando uno non ha una condizione non al 100% può alternare queste prestazioni. Però Lupoli sappiamo che è un giocatore importante, dobbiamo pensare prima di tutto di far anche lo stesso Misine, di cercare di fargli crescere soprattutto il profilo fisico e poi utilizzarli al meglio.